L'ultimo video dedicato al topolino settimanale risale a un mese fa. In quell'occasione avevamo parlato dei pianeti interstellari nell'occasione della pubblicazione della storia Il pianeta Ramingo di Francesco Bacca e Marco Mazzarello. Quello era semplicemente il prologo alla saga che ci avrebbe accompagnato e continua ad accompagnarci nelle settimane successive, ovvero Minaccia dallo spazio, scritta dallo stesso Bacca e disegnata da Casti. Alle varie puntate di questa storia sto dedicando alcuni video sul mio canale collaterale che si trova su PeerTube. Non è necessario che vi iscriviate per poter vedere i video, però se vi interessa seguirli, perché no? La saga, come dicevo, sta ancora continuando tuttora. Siamo quasi alla fine, però quest'oggi non mi andrò ancora ad occupare di Minaccia dallo spazio, ma di una storia in qualche modo a essa collegata, ovvero Surf di Enrico Faccini. Ovviamente, come intuibile dal titolo della storia di Faccini, ci andremo ad occupare nel video della fisica del surf. Tutto inizia col vento. Il vento che soffia sopra la superficie dell'oceano increspa l'acqua, inizia a formare le onde, ovvero, dal punto di vista della fisica, trasferisce parte della sua energia alla superficie dell'acqua. A questo punto ognuna delle piccole onde che inizia a formarsi si somma una all'altra e man mano c'è una possibilità che queste onde diventino sempre più grandi. Ovviamente, per poter generare effetto di questo genere, abbiamo la necessità che concorrano anche altre situazioni. Questo perché comunque, non dimentichiamo, c'è la gravità che si oppone alla formazione delle onde. Ad esempio, nei pressi delle coste dove il fondale marino è particolarmente basso, le onde hanno, diciamo così, molto meno spazio per potersi ingrossare, per cui resteranno più o meno vicine alla superficie. Lì invece dove le coste sono regolari, le onde riusciranno invece a muoversi in maniera parallela alle coste stesse. In questo caso, se ci troviamo con un fondale marino ricco per esempio di canyon, pure particolarmente roccioso, allora le onde che verranno a generarsi saranno particolarmente grandi. Questo è dovuto al fatto che la conformazione geologica stessa del fondo e della costa è tale per cui l'energia delle onde viene a riflettersi in un unico punto e generare così un'onda particolarmente grande, come per esempio succede lungo le coste della California o del Calisota di Paperoga. Ok, abbiamo quindi capito perché in certi posti si formano delle onde dove è più bello surfare. E adesso, per poter surfare, cosa serve? Serve innanzitutto una tavola da mettere in acqua e poi andare verso il largo. Però per poter catturare l'onda, cavalcarla, bisogna mettersi nella stessa direzione dell'onda. Quando infatti l'onda si avvicina, il surfista cosa fa? Inizia a pagaiare verso la costa, in maniera tale da poter poi adattare la velocità della sua tavola con la velocità dell'onda. A quel punto il surfista si drizza sopra l'onda, cercando di tenersi in equilibrio. Lo fa non esattamente al centro, ma tenendosi un pochino più su uno degli estremi della sua tavola, in maniera tale da creare un certo angolo tra la superficie dell'acqua e la tavola. Questo permette alla tavola e quindi anche al surfista di poter viaggiare un poco sopra la superficie, anche aiutato dalla spinta di Archimede. La spinta di Archimede è una forza idrostatica che tende a spingere verso l'alto qualunque corpo si immerge in acqua. L'entità di questa forza è pari alla massa di liquido spostata dall'oggetto che viene immerso. Nel frattempo nell'onda succedono tante cose. Le particelle di acqua che compongono l'onda si muovono, si urtano a vicenda, si accelerano.
In particolare, le particelle di acqua che costituiscono la cresta dell'onda risultano accelerate molto di più rispetto al resto dell'onda. Quindi questo vuol dire che la gravità riesce, diciamo così, a catturarle prima, rallentarle prima rispetto al resto dell'onda, generando così dei riccioli, dei getti d'acqua che dalla cresta cadono verso la superficie. Questo in alcuni casi crea anche un fenomeno particolare, molto affascinante e anche spettacolare per certi versi, perché in alcuni casi questi riccioli arrivano addirittura a chiudere l'onda, formando una specie di botte o di mini galleria dentro la quale i surfisti si riescono a muovere. L'ultima curiosità con cui voglio lasciarvi prima dei saluti è legata al punto di origine delle onde che colpiscono le coste più note. Le onde infatti potrebbero venire generate anche a distanze molto grandi rispetto alle coste, anche fino a 10.000 km. Questo vuol dire che per esempio lungo le coste della California e quindi anche del Calisota, visto che geograficamente è posto in quella zona lì, nascono in effetti al largo della Nuova Zelanda. Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!